Bene, bentornati, 8.33, mancano 7 minuti alla fine della nostra maratona e siamo in collegamento con la 250esima intervistata e siamo in compagnia di Lucia Alfonsi, che è una sedentaria, ovviamente una sedentaria, visto che sei presentata qui con una tuta, cosa stai facendo? Allora, io appartengo a una società che fa triathlon. Okay. E poi ieri sera avete anche intervistato il presidente, sì, della società, che è un bestione enorme. Sì, anche come hai visto tutti altri, no? Sì. I miei amici. E questa mattina in particolar modo abbiamo una corsa che parte dal centro di Ascoli al Sacro Cuore e arriva a Milano, una ventina di chilometri così spicci, domenica, fantastico. Però non nuotate? No. Non no, oggi no. Oggi è giusto così. Oggi è sotto, è natalizia. Sì. E di solito sì, di solito, come ti spiegava ieri Raffaele, nuotiamo, andiamo in bici e poi corriamo. Questa mattina però correte solo? È rappresentativa per gli auguri di Natale. Ah, così una cosa simbolica. Quanti chilometri fate di rappresentatività? Dovrebbero essere una ventina, me l'hanno garantiti per 20. Preferiremmo le sorprese stamattina. No, questo no. Può capitare, di farsi fare 2 chilometri. Bene, Lucia, oltre ad essere una triatleta, di cosa ti occupi? Allora, io sono una geologa. No! Sì. Quindi sei un'esperta di carotaggi. Di carotaggi, ovviamente scettica sulla fine del mondo e quant'altro era stato detto in questi giorni. Sì, e sì, un po' ambientalista, no? Ci sono i geologi, ci sono un po' più per la tutela del territorio. Difendono il loro lavoro, anche. Si può far tutto nei termini. Dove hai studiato? Ho studiato a Camerino. A Cambridge. Sì. Che differenza c'è tra Cambridge? Sostanziale, però dai, si sta bene anche a Camerino. Qua c'è un clima migliore rispetto a Cambridge, anche il cammino non brilla, certo. No, 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 il clima rigido perché comunque sta a 800 metri di altitudine, però si sta bene, no? Un po' come, non dico come Ascoli, più piccolina, però si sta bene. Bene, allora, Lucia, geologa, e dove vai la tua attività di geologa? Da grande Jay. Io ho una collaborazione con... con i papete di Riccione, no? No, no, in collaborazione con i papete e con... No, no, assolutamente no, con uno studio che sta a Porto d'Ascoli, quindi... Come si chiama? Non facciamo pubblicità. Grazie, diciamo. Con l'Energy Service di Porto d'Ascoli. Bene. E cosa fa una geologa per l'Energy Service di Porto d'Ascoli? No, beh, loro si occupano principalmente di rinnovabili, quindi fotovoltaico e quant'altro. Diciamo che la mia collaborazione lì è un po' adattata, no? La mia attività non è che si
concentri proprio sulla geologia, quanto sulle autorizzazioni, i permessi, la parte burocratica. Legislativa. Sì, normativa legislativa. Però ci piace, va bene. Ascolta, ti occupi anche di fare perizie per perizie, sì, sì, ho una collaborazione con uno studio il pomeriggio, quindi con loro faccio uno più attinente a quello che sono, quelli che sono stati i miei studi, e va meglio. Ci vanno, eh? Sì, sì, ma quest'anno vanno tanti sempre. Un po' come l'anno scorso andava il viola, quest'anno vanno le E niente, quindi dai, mi ritengo fortunata perché alla fine sto lavorando. In un momento così difficile, adattarsi serve. Quanti giorni disoccupati ci sono in giro? Tantissimi. I miei amici, non, beh, non è per appesantire, però è così, c'è un momento difficile. Quindi hai addosso tutta l'invidia dei tuoi colleghi? Oddio, no, speravo di no, tutta Sari, allora addosso da domani. No, pure buttare su Sari e sparare. Lucia, oggi 620 km, quanto devi impiegarci? Difficile, ma credo non meno di un paio d'ore, perché una parte è in salita, poi c'è questa cosa mistica che si arriva a questa chiesetta dove c'è... e si va in trance, in sindrome di standard. Io ci vado sicuramente in trance con 20 km, però dai, speriamo funzioni. Bene, Lucia, noi ti salutiamo, ti grazie, ringraziamo. Grazie a voi, in bocca al lupo, complimenti. Abbiamo quasi finito, mancano 22 minuti. Quindi... ce la potete fare, lo so. Abbiamo fatto tanto, facciamo 30, facciamo anche 38. Sì, sì. Bene. Dai, fatta. Grazie. Ciao. Grazie mille, Lucia. Mi raccomando il foglio della segreteria e fate fare la foto di riconoscimento. Bene, allora, come dicevamo, quest'anno, l'anno scorso andava in viola, quest'anno vanno molto le Lucie. Ecco che si avvicina al nostro tavolino un'altra Lucia. Lucia Boncori? Sì. Ho detto bene? Sì. Lucia che è nata a Montecanaro? Sì. E rappresenta la generazione maschile da vivere. Esatto. Allora, raccontaci le attività dell'associazione maschile da vivere. Meglio conosciamo come ABV. Sì, allora, io faccio parte di Maschile da vivere come socia da paio d'anni, diciamo, quindi l'ho seguita attivamente durante le manifestazioni, cene e quant'altro, però come parte attiva è da quest'anno, quindi ti posso raccontare quello che abbiamo fatto quest'anno, come la pulizia del muro in via Spalvieri, che è stata comunque una cosa dell'antidegrado, esatto, quindi una cosa comunque abbastanza di rilievo, dato che era un evento a livello nazionale, tutta una giornata diverse città hanno pulito e ripulito parti di città come Milano, Roma, Venezia, Firenze e Ascoli Piceno. Spieghiamo, dall'opera dei ribaltatori. Sì, dei writers, che comunque non sono considerati dei vandali, però diciamo che se uno fa un tag così, giusto per, perché gli passa in quel momento di vago, è vandalismo, non è arte, mentre comunque un bel murale se fatto in un punto della città dedicato proprio ai ragazzi per esprimere la loro arte, è arte, quindi non siamo contro i writers, ci mancherebbe. Quindi poi dalla giornata poi è nato anche un blog, mi ricordo male? Siamo Ascoli, sì, che comunque è un blog già attivo da... Siamo Ascoli WordPress. Sì, esatto, che è comunque un blog dove noi riportiamo tutte le cose che andiamo a sistemare ad Ascoli, quindi le magari le bacchette pulite, le scritte, qualsiasi cosa che serve per rendere migliore Ascoli, quindi la nostra città. Io dico ormai la nostra città anche io ho 9 anni, quindi... Allora, comunque 84, quindi hai 28 anni. Sì, esatto. Nata e cresciuta a Montecanaro? No, vivo a Monza Petangeli, però ecco da 9 anni ormai sono ad Ascoli, perché ho studiato qui, ho trovato un ragazzo che poi mi ha mollato qui. E bene, qui. Allora! Quindi... chi è adesso lo straniero? No, non si fa. Però vabbè, è il caso di trovare un altro, via. Adesso non mi serve, sto bene così. Però hai preso così a cuore la città, sì, di Ascoli? Sì, no, mi piace Ascoli, amo Ascoli, quindi non... ormai è la mia seconda casa. Non me ne vado molto volentieri. Sei studentessa di architettura? Architettura, sì, esatto. Sono un architetto, lavoro, quindi... per fortuna sì. Io ad Ascoli? Sì. Non ad Ascoli, però, cioè, nel senso, ho lo studio ad Ascoli, ma non lavoro ad Ascoli. Lavoriamo fuori. Dove? Ultimamente abbiamo lavorato a Milano, ad Atene, abbiamo fatto diversi concorsi, quindi in giro per il mondo lavoriamo, si lavora. Ad Ascoli purtroppo c'è un poco lavoro, quindi bisogna andare fuori.
Bene, Asco da Vivere, che abbiamo ascoltato molte volte nel jingle, sta organizzando il Capodanno in piazza. Sì, esatto, quest'anno per il terzo anno di fila abbiamo organizzato il Capodanno, quindi invitiamo tutti quanti a venire, anche oggi c'è la camminata dei Babbi Natali, quindi vediamo anche questo a vedere, perché nonostante c'è la fiera di San Tommaso speriamo di avere visibilità anche noi, perché è una cosa comunque di beneficenza. Ci vuoi dare qualche anticipazione di quello che sarà il Capodanno in piazza? Allora, c'è un gruppo che suona pezzi di Rino Gaetano, quindi le trame di Rino, e a breve ci saranno anche le interviste sul sito del Capodanno, quindi capodannoinpiazza.net, e c'è un altro gruppo che si chiama Candelirio Spaghetti Swing, che rifà pezzi anni 70, 60 o pezzi comunque degli anni 90 in chiave swing, quindi ecco, sarà un Capodanno divertente. Te ci sarai? Certo. Sarai ovviamente. In cabina di regia? No, verrò a godermi lo spettacolo quest'anno. E chi ci sarà in cabina di Beppe? Sì, probabilmente sì. Poi ci saranno Angelo Camagliani e Cinzia Poli, se non devo sbagliare. Sì. O Claudia Poli, non mi ricordo. Non mi ricordo neanche dopo un'ora, dopo mezz'ora. Spero di non aver sbagliato. Bene, Lucia. Sei architetto, fai parte di Ascoli da Vivere, quali sono le altre tue passioni, le tue peculiarità, i tuoi interessi? Allora, mi piace molto la musica, qualsiasi genere di musica, dalla classica, rock, metal, indipendentemente, mi piace. L'importante è che sia musica, tranne la tecno, perché secondo me non è musica, è solo rumore. È solo rumore, non è proprio facile ascoltarla dopo un po'. Te che sei attiva con la scuola di Vivere, come che idea ti sei fatta di questa conversazione? Della vostra di oggi, sì. Che secondo me è una bellissima iniziativa. Siete forti, stanotte mi pensavo dico oddio, alle 5 della mattina, arrivo alle 3 della mattina, pomeriggio. Ci hai visto, ti hai ascoltato. Sì, sono passata diverse volte ieri e ho visto comunque interviste, qualcosa ho visto e ecco, io spero che vada tutto bene fino in fondo, quindi lo meritate molto bene. Io ti faccio il migliore augurio di buon Natale. Ti salutiamo e ti ringraziamo, e nel frattempo vedo Luca che mi porta una velina, ovvero Mario Paoletti. Ciao Mario. Bene, allora Lucia, porta anche il foglio di segreteria e ti facciamo la foto di partecipazione. Buongiorno Mario. Mario, sei la nostra intervista numero 254. Ebbene sì. Un grande onore. Allora, che vogliamo parlare? Del record della sede dove... Allora, parla della storia del record... No, la storia della sede... Parliamo dell'UNIP, che è un ufficio nuovo del comune di Ascoli Piceno, che è stato istituito, che è aperto ufficialmente il 3 dicembre e serve appunto ai cittadini per essere più vicini, e all'amministrazione per essere più vicini tra loro. Penso sia una bella cosa, insomma. Allora, qual è il cittadino che si avvicina a loro? Beh, qualsiasi tipo di persona, dalla persona che segnalava la bruca, alla persona che magari ha problemi con il vicino per un presunto abuso edilizio, alla persona che ci suggerisce qualcosa per migliorare magari una situazione, tanti tipi di persone, anche giovani cercano lavoro. Ascolta Mario, te sei impiegato comunale da quanto tempo? Diciamo che sta qui in comune dal 91. Sono 21 anni quali sono le mansioni che hai svolto? Abbiamo fatto di tutto, dall'usciere all'addetto alla registrazione dati, adesso all'operatore del PUP. Sinceramente è stato un bel camminare. Bene, Mario, un ultimo, 20 secondi per dirci cosa hai provato a vedere la serie loop così piena e così viva. Oddio, speriamo che non ci
non ci mi rubano niente, no, a parte scherzi. Fa piacere vedere la sede così viva di persone e per una cosa così simpatica, per un obiettivo così simpatico. Secondo me Santo Natale? Prontissimo, prontissimo ad aiutare mia moglie. Bene, vai. Ciao, allora, ciao Mario. Ciao. Buon Natale a tutti. Signori, siamo con la penultima intervista. Cristian De Nicoli che è arrivato adesso al Formicotone. Gran finale stupendo per una manifestazione altrettanto stupenda. Buona giornata. Allora Cristian, sei la 250esima intervista di 256. Bella media. Bella media, sì. Ascolta Cristian, domande che non hanno a che fare niente con la tua vita di musicista, va bene? Stico, bellissimo. Allora, che shampoo hai usato per tutto il tuo lavoro? Shampoo troppo economici. Troppo economici? Troppo economici e a quanto pare hai fatto uno. Io sì, io ho risparmiato proprio, ho puntato sul 5 e non sullo shampoo. È evidente che in entrambi la situazione è identica. E ormai è fatta. Però si dice che la calvizia è anche sinonimo di una grossa presenza ormonale, sei d'accordo? Potremmo parlare ora di questo argomento. Senza riuscirci. Sì, in realtà ne hanno parlato in tantissimi, ma è vero, sì. Davvero, sì. Secondo per lo Zapfest? Grandissimo. Hai detto che non mi facevi le domande. No, secondo per anch'io sono Pascale. Niente, mi tiro la domanda. Però sì, comunque sì. Ti piace lo yogurt alle fragole? Lo yogurt alle fragole è una delle mie grandi passioni, come hai fatto? Non lo so, l'ho tirato a casa, tirato. Come hai fatto? Sei davvero grandissimo. Cioè, ormai sei arrivato al punto di guardare le persone. E capisco qual è. Capisci perfettamente quali sono i loro gusti. E ti piace anche, non so, pane, mozzarella e prosciutto. Pane, mozzarella e prosciutto, devo dire, quasi più di un'altra. Oh, guarda, giuro non me l'ha detto nessuno, giuro non me l'ha detto nessuno. Bene, guarda, una domanda che si potrebbe riguardare la musica, ma in realtà non lo riguarda. Il musicista più bello con cui hai suonato? Guarda, se avessi suonato con te direi, avrei detto te, sì, decisamente. Il musicista più bello con cui hai suonato, mi hai detto Zappa oppure hai detto il nostro amico Gamba di Legno, un amico nostro che tu conosci molto bene. Il più simpatico sempre Gamba di Legno. Sì, decisamente. Il più bravo? Decisamente. È decisamente sempre lui. È meglio che non diciamo il nome, esatto. Anche se possiamo dire che ha suonato a Grotta a Mare a giugno. Ce n'erano tante suonare a Grotta a Mare, quindi. Sì, è che ha un secondo nome d'arte che inizia per C. No. È già la volta che ti prego, anche lì ti fregai. Cecilia, in realtà. Cecilia Capriotti si chiama, esatto. Il noto chitarrista del gruppo LST. Bene, Cristian, visto che ti sei sputtanato come uomo di musica, te lo sapevo. Ti faranno terra bruciata, ma adesso con quello che hai detto. Qual è la tua seconda passione dopo la musica e dopo lo yogurt e favo il panino con la mozzarella e prosciutto? L'equitazione. L'equitazione, quindi sarai un ottimo cavallo o un ottimo pino? Questo sta a te dirmelo. Secondo me sarai un ottimo cavallo, il nuovo Varenne. Yeah. Adesso Varenne non parte, devo mangiare ed accoppiarsi, quindi cosa altro chiede? Chi la guasta? Bene! Mancano pochi minuti alla fine del nostro Guinness, Cristian, levati dalle scatole. Grazie. Abbiamo il gran finale. Ciao Cristian. Fai la foto con la scheda. Sì. Bene. Davide, ciao. Salve. Oh, come avevi promesso a Don Giampiero, come ci avevi promesso. Sì. Sei tu a chiudere questa strepitosa, questa storica maratona radiofonica. Sì. Come ti senti? Mi sento bene, tranquillo, sono contento che me l'abbiano chiesto. Però subito accettato, senza problemi. Allora, io vado a vedere la tua scheda, vedo sport praticato su Bacchia. Sì, è una grande passione.
passione. Come la vedi la passione della grande passione? Allora, ho sempre la grande passione per il mare e per l'acqua fin da piccolo. E quindi a 12 anni, che era l'età minima per prendere questo brevetto, ho subito fatto il corso e ho cominciato nel 2003 ad andare sott'acqua con le bombole. È un'esperienza fantastica, penso per me forse, essendo un ambiente, è ancora più suggestivo, ancora più particolare poter stare in un ambiente così diverso, no? Da quello dove viviamo, un ambiente dove sembra di volare, perché flutti di acqua e se vai nei posti giusti puoi vedere veramente dei luoghi bellissimi. Ascoltate, sì. L'acqua per te è un elemento positivo, c'è il tatuaggio dell'acqua? Un elemento nel quale posso muovermi più liberamente che nello spazio normale, perché mi consente di sentirmi più libero, sì. Forse la situazione in cui mi sento meglio, forse. Ho fatto sempre nuoto, quindi ho una buona confidenza con l'acqua. Questo. È uno sport costoso da sbattere? In realtà sì, perché una volta preso il brevetto per comprare l'attrezzatura sì, qualche centinaio d'euro, poi però ti rimane per tutta la vita, quindi fatta quella spesa, poi se vai in vacanza vai in vari centri diving che sarebbero i centri che gestiscono questa attività, prendi qualcosa ma ne vale la pena. Qual è il centro diving più vicino ad Ascoli? Il più vicino penso che sia all'isola Trento. Ah, però, sì. E poi c'è un grande affluenza di sbarchi del Trento. Sì, sì, è molto frequentato perché lungo la costa adriatica è l'unico posto dove si possono fare immersioni. Ascolta, Lale, te oltre ad essere un uomo d'acqua sei anche uno studente, giusto? Sì. Cosa sto studiando? Psicologia ad Urbino. Che anno stai? Al terzo. Terzo anno. Quindi il prossimo anno penso di finire la... A terminare? Sì. E come sta andando? Sta andando abbastanza bene. Mi faresti la stessa scelta? Sì, 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 assolutamente. Di questo è poi che direzione volessi dare a questo? Poi penso di fare i 2 anni della specialistica e in psicologia clinica, che sarebbe il ramo della psicologia che studia i vari disturbi di personalità dell'età adulta, però non credo di fare il livello qui nelle mie città, ora hanno ancora scelto bene. Poi sei un uomo di sport perché oltre al subacqueo fai anche uno sport di squadra? Sì. Il è uno sport specifico per condolenti, sì, uno sport di squadra che si gioca con la palla. Ci vuoi spiegare più o meno come funziona? Sì, si gioca in 3, si gioca con una palla che viene tirata con le mani, la sopra, e l'obiettivo è quello di fare gol alla squadra avversaria. Si gioca qua in quanti? In 3, 3 contro 3, 3 contro 3 su un campo rettangolare. Su un campo rettangolare lungo 16 metri da 7 e si tira raso terra perché al centro del campo ci sono delle corde a 45 metri di altezza e bisogna tirare sotto queste corde perché se si colpiscono le corde si commette un fallo. Da quanti anni è che pratica questo sport? Dal 2008, quindi 4 anni. Sono stati gli europei, il mondiale d'Ascoli, allora ad ottobre sono stati gli europei, sì, sono venuti 14 squadre da ogni parte d'Europa e ha vinto, mi sembra, la Repubblica Ceca europea. All'Italia non è andata bene, sono arrivati venuti, però comunque è stato un onore per Ascoli di ospitare un evento così importante. Ascolta, dai, in questo momento io faccio fatica a contenere l'emozione perché siamo negli ultimi 3 minuti di una cavalcata pazzesca iniziata 2 mesi fa e ti ringrazio di essere qui grazie a te. Con noi a chiudere, non ti abbiamo avuto la bellissima idea di invitarti e io sono ben contento di averti con il nostro 256esimo ospite. Che idea ti sei fatto di questa
Maratona, quando non c'è più la riscritta, cosa hai pensato? Beh, è stata una cosa che non mi aspettavo, mi ha trovato molto particolare. Insomma, non avevo mai sentito di una cosa simile, però è molto interessante. Insomma, non vedo l'ora che uscirà il nuovo Guinness per poterlo trovare anche scritto su carta. Bene, grazie mille Davide, grazie mille di cuore. Allora, gli ultimi due minuti e qualcosa per i ringraziamenti. Ringraziamenti partiamo dalla Federazione dei giornalisti italiani, ma già mi ha dato una mano che forse te sei più fresco di me. Allora, partiamo dai cronetisti. Sì. Il comune di Ascoli e soprattutto tutti i dipendenti dell'URF che sono stati bravissimi, sono stati tutto il tempo con noi. Assolutamente loro. Poi, quando non c'era carne. Certo, con la Publicolor che ci ha messo il sistema a disposizione con i loro sponsor e i nostri sponsor che vorrei ringraziare veramente che ci hanno aiutato a realizzare questa iniziativa, e cioè la Fineplast che è sempre vicina alle nostre iniziative, la CIAM, la Banca Marche e la Grande A di Abbondio. La Banca ha messo a disposizione il conto corrente dove abbiamo raccolto una sommetta e il grosso arriverà con le donazioni che vanno a... che andranno a Padre Mario Bartolini, all'AIRC, ricerca contro il cancro, e ai missionari cappuccini con la loro missione in Etiopia. Poi però permettimi adesso, fermati tu, tutti buono, fermi. Buono. Allora, prima di tutto, un grandissimo applauso a Claudio. Bravo. Un grandissimo applauso a Luca. Francesco Forti, che è il nostro tecnico, e poi un applauso straordinario a tutto lo staff. Arianna, Valeria, Sara, Marco, Giorgio, abbiamo detto questo, ma poi per tutti quelli che dimentichiamo sicuramente tantissimi nomi perché sono stati tantissimi insieme a noi. Mancano 40 secondi. Allora, il numero è 256. Noi aspettiamo sfidanti. Noi abbiamo detto che in 24 ore si possono fare 256 interviste per 5 domande, almeno 5 domande. Aspettiamo la prossima sfida. Un ultimo ringraziamento, Claudio, a tutti coloro che sono stati disponibili per farsi intervistare. E che hanno raccontato una città, una provincia bellissima. Bellissima, è stato proprio mezzo una città in mostra. L'ultimo applauso a Don Giampiero, che è una bestia.